ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veria, ha approvato la delibera che recepisce i piani del fabbisogno di personale delle ASL abruzzesi per il triennio 2022-2024. In particolare, la ASL potrà concludere le assunzioni programmate, le procedure di stabilizzazione, così da rafforzare gli organici sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie con 1.535 nuove unità di personale in 3 anni. La CGIL però fa notare che mancano quei lavoratori che non hanno maturato i 18 mesi e così ha presentato ai parlamentari abruzzesi un emendamento. Massimo Di Giovanni, segretario generale FP-CGL. È evidente che la sanità pubblica ha bisogno non di precari ma di lavoratrici e lavoratori stabilizzati e di questi giorni la notizia dell'assessore alla sanità di aver in un qualche modo provveduto almeno per 1.500 unità circa a livello regionale, però rimane sempre il discorso di coloro i quali non hanno al giugno 2022 i famosi 18 mesi che è un requisito di legge per essere stabilizzati. Noi come CGL abbiamo presentato ai parlamentari abruzzesi un emendamento, è in discussione in commissione e adesso naturalmente in Parlamento, per far sì che il requisito sia spostato fino a dicembre 2022, quindi significherebbe che i 18 mesi il requisito sarebbe spostato fino a dicembre 2022 e questo chiaramente amplierebbe il numero dei lavoratori da poter stabilizzare. Ci stiamo lavorando e speriamo che la politica, quella con la P maiuscola, appunto approvi questo emendamento.